Restare in modalità leone. Come si fa a restare in modalità leone nei momenti difficili? Tutti siamo destinati ad affrontare situazioni critiche nella vita. Prima o poi capita a tutti quel momento in cui sembra la fine di ogni cosa. Quel momento in cui ci sentiamo persi, quel momento in cui ci sentiamo soli, quel momento in cui ogni cosa, piccolo o grande che sia, ci fa male. Anche se stai lavorando per un tuo progetto, per un tuo sogno, e sei in modalità leone, ad un certo punto avremo a che fare con ostacoli da superare. Succederanno cose che non possiamo prevedere, succederanno cose che tenteranno di buttarci a terra. E in quei momenti, molti usciranno dalla modalità leone. Compreso io, amico. Perché ci sembrerà tutto perso, ci sembrerà di non farcela. E torneremo nella modalità rinuncia, la modalità difesa, modalità gazzella. Inizieremo a lavorare di meno, inizieremo a dubitare di noi, inizieremo a sentirci stanchi, ci verrà voglia di mollare tutto e sparire. Ma fermati, pensaci, quante volte ti è capitato di avere a che fare con queste emozioni? Quante volte ti è capitato di sentirti perso, di non sapere più quello che volevi e dopo ti sei accorto di esserti sbagliato, ti sei accorto di aver perso solo tempo, che avresti potuto fare di più e quindi corri e ritorni con la voglia di lottare, la voglia di tornare in modalità leone. Vedi, è lì la differenza. È lì che dobbiamo resistere e stare in modalità leone. È nei momenti difficili che dobbiamo restare in modalità leone. Se smettiamo di lottare, smettiamo di crescere. Un leone non è mai in modalità gazzella, un leone lotta fino a morire. Qualunque sia l'avversario, non smette mai di lottare. E se vuoi andare avanti, devi restare in modalità leone. Devi spingerti e lavorare nei momenti in cui non avrai voglia di fare niente. Devi combattere come un leone in qualsiasi momento della tua vita. Devi pensare che è solo un momento e quel momento passerà. Passerà. Mentre lotterai come un leone, quel momento se ne andrà. Non è scritto da nessuna parte che il sole non tornerà nelle nostre giornate. Anche se sarà la notte più buia che hai mai visto, quella notte finirà. E il sole splenderà di nuovo su di noi. Io stesso me ne accorgo su di me. Per questo condivido queste riflessioni con qualcuno che sta lottando per il suo sogno. Perché so che è importante, amici miei, è importantissimo raggiungere quello che si vuole nella vita. Io resterò in modalità leone, lotterò fino alla fine, perché dovrò farcela e voglio spingerti a fare un passo in più. Perché non farlo è da pazzi, amici miei, è da pazzi non farlo. Rinunciare è da pazzi. Si rinuncia a quella cosa che potrebbe farti sentire quello che tu vuoi essere nella tua vita, quello che tu ameresti essere nella tua vita. Signori miei, non bisogna mai arrendersi in questa vita. Bisogna sempre lottare, mettercela tutta e essere consapevoli che sarà dura, ma che noi possiamo comunque farcela.